Ciao, bentornati a casa mia, nel rifugio perfetto. Nel video di oggi proveremo, non posso dire nuovo perché esiste già da un po' di tempo, però posso dire proveremo il famosissimo Biomax. E non contenta di ciò, lo confronteremo con un suo avversario meno famoso, però è molto simile come composizione e costa meno della metà. Si chiama Green Stuff. Era già da un po' di tempo che lo vedevo sullo scaffale di Casanova, nel negozio di casalinghi, però l'ho sempre evitato perché mi sembrava un po' altezzoso, come dire, io non mi confondo con i prodotti di pulizia da supermercato, sono meglio. Poi però una mia amica mi ha detto, come non conosci Biomax? Io lo uso per pulire tutta la casa, il piano cottura, la cappa, i vetri, il gatto, no il gatto no, e mi dura un sacco di tempo. Ok, va bene, ok, lo provo. La prima cosa che mi salta all'occhio è la parola bio a caratteri cubitali. Sarà perché bio evoca concetti positivi. Se è così, è un'ottima strategia di marketing. E lo stesso fa Green Stuff, con la parola green, grande grande. Effettivamente sono due prodotti totalmente biodegradabili, con una composizione naturale. Biomax, però, è un po' più preciso nell'indicazione della composizione. Che per leggere devo aprire il dépliant. Allora, mi dice che ha 5-15% di sapone da materie prime vegetali, argilla bianca ventilata, grassi vegetali, glicerina e profumo di limone estratto da frutti di limone. Mentre Green Stuff non è così preciso, mi dice semplicemente 5% di tensioattivi non ionici, sapone e altri ingredienti profumi. Inoltre il Biomax ha ottenuto la certificazione Ecolabel, mentre Green Stuff non ha nessuna certificazione Ecobio. Il Biomax l'ho acquistato da Casanova per un costo di 12 euro e sono 300 grammi di prodotto, mentre Green Stuff l'ho acquistato da Bricco, sono sempre 300 grammi e l'ho pagato meno di 6 euro, mi sembra 5,30 euro. All'interno troviamo una spugna e come consistenza è solido come quello di un sapone. Per utilizzarlo si ripulisce prima la spugna, si passa sul detergente e si pulisce. La spugna credo che sia totalmente inutile perché è impensabile utilizzare la stessa spugna per pulire tutti gli ambienti della casa. A meno che non decidiate di utilizzare la spugna per pulire solo gli ambienti della cucina, e allora in questo caso va bene, altrimenti no, non ha senso. E il profumo è veramente buono, si sente che è naturale, delicato, fresco, ovviamente sa di limone. Mentre il Green Stuff non mi piace per niente il profumo, non mi sembra neanche naturale, è indefinito, però non è così forte da dar fastidio, ecco. All'interno troviamo anche qui una spugnetta e la consistenza è identica come quella, forse un po' più molle. Prima di andare avanti devo fare un saluto speciale a Viviana, che applica la mia routine di pulizie tutti i giorni. Viviana, grazie, sei veramente speciale. Per te un bacio grande, 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 grande. Tolgo le griglie e i bruciatori. Andrò a pulire metà con il Biomax e l'altra metà con Green Stuff. Posso anche non usare i guanti perché è un prodotto naturale che non aggredisce la pelle, così dicono le ultime parole famose. La inumidisco e la passo sul panetto di detergente. Ok, sono alcune macchie, devo un po' insistere, visto che ci sono da diversi giorni, però se ne vanno via abbastanza bene. Forse non ho fatto abbastanza schiuma, non so. Ah, il prodotto va via tutto con lo sporco, bene. Ho dovuto insistere un po' sulle macchie, ma neanche più di tanto. Il profumo non si sente proprio. Peccato. Ok, raccolgo un po' di prodotto, vediamo se fa la schiuma. L'odore è terribile. Non mi piace proprio per niente. La schiuma praticamente è scomparsa e di prodotto ne avevo messo di più sulla spugna. Mm.
come diventa. Il risultato come brillantezza è lo stesso. Che fa schiuma? Non ne fa assolutamente. Ma non è per forza un difetto. È che non ne fa, quindi. E come detergente è sgrassatore, si è comportato veramente bene sull'acciaio, ha tolto subito il grasso senza fatica e lo ha reso proprio lucidissimo, liscio, splendente, molto bello. Per quanto riguarda passare la spugna all'interno del prodotto, non ci dovrebbe essere nessun problema di contaminazione da una superficie all'altra di germi e batteri, perché comunque l'ambiente del detergente è basico, come la saponetta per lavare le mani, e quindi i germi non possono proliferare. Però utilizzare la stessa spugna per pulire tutti gli ambienti, no! voi penserete, chissà che pulita la tua casa, visto che comunque sei così brava a fare le pulizie, e invece no, la mia è più sporca delle altre, perché devo aspettare di sporcarla bene per fare i test di pulizia. Incredibile. E ora vediamo come si comporta il nostro staff. Ok ragazzi, anche staff è riuscito a togliere calcare perfettamente. Ecco qua il mio bellissimo paiolo per fare la polenta, che non ho mai usato. No, due volte l'ho usato in effetti. Cosa mi sarebbe saltato in mente quando l'ho comprato? Vedete quanto è sfidato? Adesso voglio proprio vedere Biomex come ti comporti. Vediamo. Facciamo finta di fare la schiuma che non fa. Però sta venendo via. Ok, essendo un prodotto naturale non posso aspettarmi che vada via come un detergente chimico molto più aggressivo, ovviamente, però con un po' di olio di gomito penso che riuscirò a ottenere buoni risultati. La stessa cosa. Non ci posso credere, se ne va via prima di Biomex. Non ci credo. Wow. E ha vinto lui. In conclusione, sono due ottimi prodotti di pulizia. Mi sento entrambi di consigliarveli, non solo perché sono naturali, ma perché sono realmente efficaci. Ottimo potere sgrassante, ma anche super potere anticalcare. Quello che hanno fatto sui rubinetti del bagno ha dell'incredibile. Io non sono mai riuscita, vi giuro, a ottenere un risultato simile con i prodotti chimici. Il Biomex forse ha degli ingredienti di qualità superiore, una profumazione migliore, però come efficacia pulente sono entrambi ottimi, addirittura forse Green Stuff un po' più veloce nella lucidatura del rame. Quindi io da oggi li utilizzerò sempre, sia per la cucina che per il bagno. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio, noi ci vediamo prestissimo, buone pulizie!